Buonasera, benvenuto ai nostri microfoni. Buonasera a voi. Commentavamo con mister Giacomarro la prima sconfitta del Picerno, che però non cancella l'ottimo avvio di campionato, i 7 punti in 3 giornate e soprattutto lo spirito propositivo, una neopromossa che però non vuole stare lì a speculare, a difendersi, ma vuole giocare a calcio. Ma diciamo prima sconfitta, ma penso che tutti hanno visto questa grande gara anche immeritata, perché è stato un grande Picerno contro un ottimo Avellino, un Avellino cinico che ha fatto dell'arma vincente l'esperienza. Questa è la cosa più importante. Noi tra le nostre file ci sono giocatori esperti, ma ci sono anche tanti giovani, e purtroppo l'Avellino oggi ha portato via 3 punti, e secondo me con un po' di fortuna in più da parte del Picerno avremmo sicuramente oggi parlato di un altro risultato. Mentre Angelo, qui sono passati alle nostre spalle il presidente Claudio Mauriello, molto contento, è entrato negli spogliatoi, anche Salvatore Di Somma che si è intrattenuto a colloquio con i tifosi, direi che va svuotandosi lo stadio. Allora passiamo l'auricolare al direttore se può adagiarlo all'orecchio in modo da ascoltare le domande da studio. Ci sono per lei Annibale Discepolo, Luca Esposito, Raffaele Sergio e Angelo Giuliano. Sì, buonasera sì. Direttore, la mia considerazione extra calcistica è... E faccio i complimenti alla piazza di Picerno per l'accoglienza, per lo splendido messaggio che ha voluto dare ai tifosi dell'Avellino il Picerno, ricordando questo evento drammatico, fortunatamente, che non ha prodotto lutti per la comunità di Avellino, cioè l'incendio della fabbrica ICS a Piano d'Ardine. Voi avete accolto i tifosi biancoverdi, avete idealmente salutato la città di Avellino con la vostra solidarietà. Complimenti davvero per questo messaggio così distensivo che avete lanciato prima della partita. Grazie delle belle parole, ma Picerno è questo, Picerno calcistica è questo. In effetti noi abbiamo sempre ospitato tutti allo stesso modo. Picerno è un paese accogliente, purtroppo oggi giochiamo nel campo di Potenza, però diciamo che i tanti tifosi oggi hanno accolto, penso in modo splendido, i tifosi di Avellino, che sicuramente è oggi una cornice stupenda sia da una parte che dall'altra. È un messaggio che noi abbiamo fatto all'inizio della partita e che lo ripetiamo anche adesso. Speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi e ben presto. Grazie. Messaggio che potete leggere, la regia lo sta mandando in onda. Sì. Anche su ottopagine.it. Sì, prego, esatto. Per abbiamo continuare visto, il giro di abbiamo domani. Visto ottopagine.it la nota del Picerno Calcio, della Z Picerno Calcio. Annibale Discepolo per lei, direttore. Buonasera direttore, complimenti per il gesto di grandissima civiltà e umanità che voi come società e come città avete dimostrato all'Avellino. Devo dire, un Picerno che io capisco, insomma, neanche la rabbia, ma probabilmente la delusione che accompagna questa vostra prima sconfitta. Però insomma, voglio dire, è vero che è avvenuta contro una squadra a matricola come voi, però devo dire composta da elementi anche di giovani, voglio dire, qualcuno importante c'è, ma ci sono soprattutto giovani, e credo che questa poi sia, volendo fare un paragone, un parallelismo, la forza sia dell'Avellino che della vostra squadra, diciamo così, due matricole terribili ma giovani, che sicuramente potrebbero entrambe diventare protagoniste di questo campionato difficile ed insidioso. E a proposito di insidie, lo dicevo prima all'allenatore, avete la possibilità di riscattarvi con un'altra grande squadra e forte squadra, sempre campana, domenica prossima, che è la Casertana, quindi un riscatto che sicuramente sul quale punterete. Beh, noi ce l'auguriamo, in effetti oggi è stata, come dicevo prima, una gran bella partita. Questa è la cosa importante. Io in settimana ho detto ai ragazzi di dimostrare quello che effettivamente sono, perché noi giochiamo per divertirci. Oggi è stata una partita, penso che si siano divertiti tutti, sia voi in studio ma anche i tanti spettatori oggi giunti qui al Viviani. Sì, in effetti anche l'Avellino tra le file ha ottimi ragazzi. Io conosco bene Parisi, quello che poi ci ha, diciamo, condannato oggi alla partita qui a Viviani. Però diciamo
diciamo che alla fine l'Avellino è stato, più come dicevo prima, più cinico. Questa è la cosa più importante. Noi con un po' di fortuna in più oggi potevamo parlare di un altro risultato, però la cosa importante che posso dire è che è stata una gran bella partita, due grandi squadre, e mi auguro che effettivamente fino alla fine queste due squadre possano dire la loro anche per quanto riguarda il prosieguo di questo campionato. Già da domenica prossima noi affrontiamo la Casertana, un'altra grande squadra, e speriamo di ripetere il bel gioco, ma di non ripetere il risultato, e magari di vincere la partita contro la Casertana. E a proposito di Parisi, per chi non l'avesse visto, aspettiamo di vedere gli highlights, perché ha realizzato davvero un gran gol, a maggior ragione per lui che è un difensore, ma dagli ottimi piedi. Raffaele Sergio, per lei, direttore. Direttore, buonasera. Vedendo la vostra realtà, no? Buonasera Raffaele. Siete partiti dal basso, pian pianino, mi sembra un po' di rivedere la favola Chievo in qualche maniera. Ci sperate un pochino? Vedo la stessa organizzazione, la stessa serietà anche nel modo di proporsi e di parlare. Io penso che ci sono le basi per poter ripetere un miracolo del genere? Ma la nostra forza, come ho sempre detto anche l'anno scorso, è l'umiltà, e lo facciamo giornata dopo giornata. Noi facciamo il nostro campionato, si sa, noi siamo partiti per salvarci il prima possibile. Il Chievo, tutt'altra storia ovviamente. Noi, il Picerno è una realtà bellissima, è una realtà dove quello che avete visto oggi è soltanto una parte di quello che effettivamente Picerno ha sempre dato in questi anni. Grande accoglienza, grande umanità e soprattutto grande umiltà. E quindi anche i ragazzi in campo l'hanno dimostrato, quindi noi alla fine battiamo le mani a chiunque o faccia meglio del Picerno, e oggi l'Avellino ha vinto. L'Avellino, un applauso all'Avellino. Noi speriamo di continuare in questo modo e di poter fare meglio già da domenica prossima. Luca Esposito, e chiudiamo. Ciao direttore, complimenti, te li feci già lo scorso anno quando militavi in Serie D. Ciao Luca. Per l'organizzazione e per la vittoria finale che hai strameritato, nonostante poi le polemiche sorte con il Taranto. Tu hai parlato prima del siete in trasferta a Potenza, quando il ritorno al Curcio, un campo dove sicuramente il fattore di casa, il fattore casalingo potrà dare a questa squadra, perché è un campo piccolo, sicuramente non vi agevola Potenza in questo senso. Ma Luca, innanzitutto grazie dei complimenti, tu sei di parte, sei un amico, quindi però diciamo che io penso che quest'anno sia difficile tornare al Curcio. Io ci spero, ci speriamo tutti, dei tifosi, noi come dirigenza, il presidente in primis, però la vedo dura, sarà difficile. Ci auguriamo almeno di poter fare le ultime due o tre partite in casa, però dobbiamo convivere con il Viviani, abbiamo fatto bene anche fino adesso, oggi diciamo sì questo passo falso, ma speriamo già di domenica prossima di riprenderci con la Casertana. Il campo è relativo, il campo è uguale per tutti, dico io. 11 siamo noi, 11 sono gli avversari. L'importante è sempre imporsi, e speriamo che con il gioco di Giacomo Marro, che anche oggi si è visto un gioco brillante, di poter imporci già con la Casertana. Marco, per la chiusura. Sì, la chiusura, prendo l'assist di Luca, lungi da me voler fare polemiche, però abbiamo seguito un po' in settimana qualche botta e risposta per questo stadio. I costi di gestione non sembrano particolarmente esigui, usiamo un eufemismo, e ovviamente si respira un'aria, non dico di rivalità, però insomma paradossale rispetto a Potenza Picerno come realtà, forse si auspicherebbe una maggiore sinergia. Ma assolutamente, noi siamo ospiti, da ospiti ci stiamo comportando. C'è stata fatta una richiesta ben precisa, noi abbiamo ottemperato la loro richiesta, poi ovviamente non saremo noi a decidere, abbiamo accettato tutto quello che ci è stato richiesto ed è d'accordo su quello che è stato il contratto con il Potenza, tutto qua.